La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, gestione sinistri. E questo premio va a Claim Expert. Essere tra i leader nel settore dell'outsourcing assicurativo e della liquidazione sinistri, eccola che arriva, prego. Vantando collaborazioni con le più prestigiose compagnie assicurative e con le istituzioni, per la struttura snella e professionale in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, per avvalersi di un gruppo di lavoro con un altissimo grado di specializzazione. Congratulazioni. Claim Expert, grazie. Un passo un po' più avanti lì. Diamo il nostro benvenuto stasera a Sonia De Canale, owner e dirigente della Claim Expert, eccellenza italiana nel settore dell'outsourcing assicurativo e della liquidazione dei sinistri. La Claim Expert si avvale di una fitta rete di professionisti specializzati, grazie ai quali riesce a rispondere rapidamente ai propri clienti. Dottoressa De Canale, vorremmo chiederle quali sono i valori della vostra azienda e cosa vi distingue dai competitor? Diciamo che ciò che ha caratterizzato da sempre, che continua a caratterizzare anche ora nell'era dell'intelligenza artificiale la nostra azienda, è soprattutto l'importanza che diamo al valore umano. La nostra è una società di servizi e ci interfacciamo non soltanto con i nostri clienti, ma anche con i clienti dei clienti, quindi abbiamo a che fare con gli intermediari, abbiamo a che fare con il cliente finale, con chi subisce un danno. E quindi diciamo che l'aspetto proprio umano, quello dell'interfaccia con dei professionisti è ciò che ci caratterizza principalmente ed è una cosa per noi assolutamente insostituibile. Noi stiamo lavorando in questo momento sulle nuove tecnologie, stiamo inserendo, abbiamo inserito l'intelligenza artificiale su molti dei nostri processi, per cui gestiamo molte delle nostre attività proprio attraverso le nuove tecnologie. L'intelligenza umana, l'intelligenza artificiale sicuramente ci dà una mano proprio per venire incontro a quelle che sono le attività di routine. E questo ci consente di specializzare le persone, di formarle, specializzarle ancora di più su quello che invece sono diciamo, la parte più importante del nostro lavoro, che è quella altamente specialistica, e soprattutto il rapporto umano. Noi siamo una società in cui, tra l'altro, abbiamo fatto una scelta, è stata fondata da me, come donna e una delle poche donne nel settore, in un periodo tanti anni fa, in cui il settore assicurativo era a retaggio quasi esclusivamente maschile. Io sono l'unica ancora oggi, mi sa, che sono l'unica diciamo, responsabile, l'unica fondatrice di una società tipo la nostra, donna. E quindi anche per questo ho voluto proprio dare valore alle donne. E, tra l'altro, pochi giorni fa abbiamo anche ottenuto la certificazione per la parità di genere. È una cosa che diciamo, io mi sono molto battuta e impegnata soprattutto per arrivare a questo risultato, proprio per ringraziare le tante donne che lavorano in azienda e che rappresentano per noi un valore aggiunto. E quindi sicuramente l'aspetto umano è sempre quello di cui mi occupo, sempre quello che mi tengo nel cuore e che mi porto in cura ogni giorno nel mio lavoro. Dottoressa, come diceva lei, oggi è impossibile non parlare dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla vita delle persone e anche dal punto di vista dei sinistri l'uso dell'intelligenza artificiale si sta facendo strada. In questo senso, che strategia ha attuato la Claim Expert? Allora, diciamo che la tecnologia in tutti i comparti ormai è diventata fondamentale, e in quello assicurativo in particolar modo. Diciamo che, un po' come avevo anche anticipato nella mia precedente risposta, la tecnologia, l'intelligenza artificiale in particolar modo, ci permette innanzitutto di dare efficienza ai processi e quindi di avere anche un contatto diretto, diciamo più veloce anche con
con i danneggiati. Questo significa che possono ridurre i tempi, perché ovviamente nel momento in cui c'è un problema, nel momento in cui si verifica un sinistro, ciò che si aspetta chi ha subito un danno è quello di avere un risarcimento nel più breve tempo possibile, o comunque di poter dialogare con i propri interlocutori. E l'intelligenza artificiale, attraverso per esempio la chatbot, ad esempio attraverso la virtual channel, ci permettono di avere quasi 24 ore su 24 ore la possibilità di dare delle risposte, quindi a chi ha subito un danno, nello stesso tempo di acquisire anche informazioni ed elementi che poi velocizzano tutti i processi successivi nella valutazione. E pensiamo per esempio alle perizie con l'intelligenza artificiale che verranno in un certo senso sviluppate direttamente dalle fotografie in maniera automatica, quindi non più con alle spalle un tecnico umano, ma verranno sviluppate attraverso le foto magari fornite dallo stesso danneggiato. E ci sarà appunto, questo non significa che diciamo la componente umana verrà meno, ma ci sarà una maggiore specializzazione, si avranno delle economie di scala maggiori, quindi si ridurranno i costi, e questo avrà anche un impatto sociale, perché i costi dei sinistri sappiamo che impattano sulle tariffe appunto dei premi, e quindi diciamo una maggiore efficienza, una riduzione dei costi potrà permettere di avere appunto delle tariffe ancora più vantaggiose. Inoltre ci sarà la possibilità di gestire le frodi in maniera un pochettino più tecnica, e questo insomma, il fenomeno delle frodi anche è un fenomeno che impatta moltissimo anche sull'aspetto economico del costo del sinistro. E nello stesso tempo si acquisiranno tutti quegli elementi che saranno utili poi a livello di risk management per dare dei prodotti, perché la compagnia poi possa offrire dei prodotti sicuramente più vicini a quelle che sono le esigenze del cliente, e anche con costi più competitivi. Quindi sicuramente una grande apertura alla nuova tecnologia, sempre però salvaguardando quella che è la parte umana, che è altamente specialistica e che dalla quale non si può prescindere. Lei ha sottolineato giustamente di essere una delle poche donne imprenditrici nel settore assicurativo. Secondo lei quanta strada c'è ancora da fare per avere una parità nel suo settore? Diciamo che la mia azienda lavora prevalentemente nell'ambito dei sinistri, quindi noi non facciamo polizze, non costruiamo prodotti, ma semplicemente gestiamo i danni e gestiamo i sinistri. E in outsourcing, quindi sì, a livello di società di outsourcing registro che ancora oggi sono l'unica donna titolare di un'azienda di questo tipo in tutta Italia. E proprio per questo ho voluto porre l'accento appunto sulla professionalità e sulla possibilità di dare alle donne, e anche a livello proprio di sostenibilità sociale, di dare la possibilità di emergere. Tra l'altro mi sono resa conto nel corso di questi 15 anni di Claim Expert che le donne hanno forse una marcia in più, un valore aggiunto nella capacità anche di relazione, e nella capacità tecnica e nella capacità diciamo di arrivare subito al punto del problema e di affrontarlo nella maniera più serena possibile. E quindi diciamo che nel corso degli anni ho dato la possibilità a molte donne di avere assolutamente la stessa opportunità degli uomini di far carriera, quindi fondando tutto sulla meritocrazia, solo ed esclusivamente sulla meritocrazia, e devo dire che oggi c'è una componente femminile all'interno della nostra società altissima, e tra l'altro la maggior parte delle figure apicali sono ricoperte da donne, quindi credo che tra un po' la parità di genere la chiederanno gli uomini, perché insomma poi facendo questo lavoro sono anche donne molto determinate, molto, molto acute, molto intelligenti, quindi non so, mi aspetto che tra un anno forse saranno gli uomini a chiederci di avere la certificazione, di ottenere la certificazione per la parità di genere maschile in questo caso. Questa sera la Claim Expert ha ottenuto l'award Levonti, che attesta la vostra eccellenza nel settore della gestione dei sinistri. In merito ho due domande per lei. La prima è cosa rappresenta per voi questo riconoscimento, e la seconda è se tornerebbe qualora in futuro fosse ricandidata.
Questo premio rappresenta tantissimo, per me innanzitutto, ma soprattutto per la mia squadra. E io ora non vedo l'ora, sono venuta in rappresentanza, da sola per ritirare questo premio e non vedo l'ora di tornare a casa e di condividerlo con quello che poi è il pezzo forte di Claim Expert, cioè tutti i collaboratori, tutte le persone che ogni giorno danno veramente tutto di se stessi, professionalità, cuore, anima, perché appunto Claim Expert sia riconosciuta. Come una società, insomma, abbia un rating proprio di reputazione a livello, insomma, globale sulla qualità del servizio. E questa sera sono presenti alcuni clienti, quindi dovrò ringraziare e ringrazio anche i clienti che ci hanno prestato fiducia e che cerchiamo sempre di meritare giorno dopo giorno e lavoriamo tutti insieme. Quindi un premio per me, per Claim Expert, ma soprattutto per i miei ragazzi, perché a loro va la dedica in esclusiva di questo riconoscimento. E poi sì, ritornerei assolutamente perché è un'ottima vetrina e devo dire che ho riscontrato un altissimo livello di professionalità e di organizzazione, quindi veramente grata per aver potuto prendere parte a questa manifestazione. E sì, ci tornerei assolutamente sì.